fatto nel mese di primi di novembre, 8-9 novembre mi pare, questa visita al Parlamento europeo, tanti nostri mosaici, e devo dire che siamo molto soddisfatti dell'esito. Però devo fare due osservazioni. La prima è legata alla serietà di questa candidatura. È una città e un territorio che deve avere come proprio brand, io credo, fondamentale la cultura. Quindi riuscire ad avere questo tipo di opportunità credo che renderà la città ancora più bella. Ma l'altra cosa che mi pare decisiva è proprio l'apporto e la mancanza di una cosa che dalle mie parti succede molto spesso, cioè l'invidia da parte delle altre amministrazioni che partecipano a questa attività. Questi mesi sono successe alcune cose. La costituzione del gruppo di lavoro che vi dicevo, che è un gruppo di lavoro che qui a Ravenna abbiamo costituito, ma che a mio avviso anche nelle città che ci sostengono dovrebbe in qualche modo mobilitarsi per aiutare, costituirsi e cominciare a lavorare per aiutarci nel percorso che ci porterà poi alla definizione del programma vero e proprio. Sofia, Plovdiv e Varna sono le tre città più grandi della Bulgaria e quindi noi andremo là a costruire un rapporto di collaborazione. Quello che vi mostrerò è il frutto di un lavoro collegiale, di una vera e propria opera collettiva che naturalmente è una bozza, una prima ipotesi, e colgo quindi questa occasione per ringraziare tutti i membri del gruppo di lavoro e i membri dello staff che hanno collaborato per rendere possibile questa prima ipotesi. È una prima ipotesi che, come dicevo, è aperta, tuttavia è un'ipotesi che ci convince, infatti siamo qui oggi a presentarla. Di fatto è una sorta di indice tematico o di raggruppamento di idee, temi, suggestioni. Sono delle linee guida che dovranno poi essere riempite, sono come un contenitore che dovrà andare ad essere riempito di progetti, come se noi vi proponessimo oggi delle idee che poi devono essere trasformate in progetti concreti. Queste linee guida non sono semplici etichette, non sono semplici parole. Dietro ad ognuna delle parole, dei termini che abbiamo usato, ci sono fondamentalmente delle idee, ci sono anche, consentitemi il termine che poi cercherò di spiegarvi come meglio posso, ci sono delle visioni di ciò che oggi siamo e di ciò che vogliamo diventare. La città di Forlì aderisce in toto a questo progetto con grande entusiasmo. Io credo che questa agenda e questo insieme di titoli così, diciamo, già articolato che sono stati messi giù sia una scaletta intelligente, dico concettuale, abbozzata, che è già un ottimo elemento di riflessione. Penso che sia giunto il momento, anche alla luce di questo bel dossier che è stato presentato e che è molto suggestivo, nel senso che ci stimola anche a pensare un attimo in grande nel significato più profondo che può avere l'idea di Ravenna, capitale della cultura, e anche l'idea di cultura, di progetto che per gli anni a venire noi possiamo mettere in campo, possiamo a partire da quello ripensare le nostre città, i nostri territori, la funzione della cultura,